oggi. Il giro prevede di entrare un po' nel parco del Ticino. Siamo partiti questa mattina, un'oretta fa, forse meno, e adesso siamo già ad Abbiategrasso, quindi Milano Abbiategrasso, ok. Adesso cerchiamo dove inizia la traccia che entra nel parco del Ticino e proseguiamo. Aspetta, torno indietro un attimo perché qua c'è una fabbrica storica, la Mivar, cavolo. Una volta praticamente avevamo solo questi televisori in casa, Mivar, bianco e nero, poi colore, e poi purtroppo adesso credo che abbia chiuso. Ecco, da Abbiategrasso abbiamo preso la via Ticino, anzi, esattamente la via Ticino si è trasformata in via Gabbana. Via Gabbana, perché poi in fondo alla strada, in effetti, quando si arriva al Ticino c'è anche un posto che si chiama la Gabbana. Ma noi giriamo un chilometro prima, terremo la destra per seguire la nostra traccia. Ecco, abbiamo iniziato la serratina. Porta verso il Ticino, che bell'ambientino. Bei posti, eh? Bello veramente. C'è nessuno, tranquilli, va che roba. Eccoci arrivati sul Ticino, zona Abbiategrasso. Sinistra si va a sud verso Vigevano, eccetera. A destra si va verso Magenta, eccetera. Bello. Per una quindicina di chilometri lo costeggiamo. Eccoci nella single track. We'll be right back.
Roberto va davanti, se lui cade in acqua io mi fermo, se invece ce la fa passo anch'io, forse. Aia, aia, aia. Ma si scivola più che altro. Vedi? Mamma mia. È inclinato di lì. Dovrei farcela, grazie. Sì, cioè, se cado qua è il colmo. Oddio. Mi piace quando gli amici mi portano in queste belle situazioni, mi piace. Cosa mi fa fare Roberto? Una volta queste cose me le faceva fare l'Ambrogio con la motoretta. Adesso me le fai fare tu con la bicicletta. Beh, meno male che almeno l'ho comprata col motorino qua, con l'aiuto. Ti diverti? Sì, peccato che siamo nel parco ed è vietato. Perché il ponte non la traversi con la moto. No. No, comunque è divertente anche con la bici, dai. Anzi, c'è più soddisfazione forse. Vai! Bello, cavolo! Cioè, sogniamo un attimo. Allora, ci siamo fermati un attimo perché abbiamo visto il cartello qua. Parco del Cicino, Sentieri della Fagiana, ecco. Bene. Quindi siamo proprio sulla traccia giusta, eh? Anche qua, guarda. Aspetta che volevo far vedere che siamo partiti da Abbiategrasso. Beh, siamo partiti da Milano, poi a Abbiategrasso abbiamo cominciato il nostro giro. E adesso stiamo andando verso Boffalora, il Ticino, eccolo qua. Stiamo andando verso Boffalora, dove faremo la nostra classica pausa pranzo, sosta pranzo, che ci vuole anche quella, Qua ci sono altre indicazioni? Ah, ecco. Quindi 3 km si mangia, dai, sì. Bene, questa è una bella notizia. Bene. Per di là. Aspetta! Come al solito siamo due fenomeni, Dovevamo arrivare a Boffalora per mangiare, invece siamo a Ponte Vecchio. Roberto dice che conosce un posto anche qua che può andare bene per mangiare, una cooperativa. Vediamo. Se ci va bene, ok, ci fermiamo. Altrimenti proseguiamo per Boffalora. Vabbè, ci sono i tavolini anche fuori, va. Cosa dice? Menù a prezzo fisso. Primo,
secondo contorno, acqua, vino, caffè. Ma direi che va bene, va giudicato, bene. No? Dai, ok. La fame è tanta. Allora, incredibile, è la una. Ci hanno detto che se volevamo mangiare dovevamo aspettare le due, almeno un'ora di attesa. Il posto è strapieno. Ci hanno detto che se non prenotiamo praticamente è sempre così. Bisogna prenotare il giorno prima per mangiare i giorni feriali. Sabato e domenica non parliamone, perché la domenica ha detto che il primo posto disponibile è a gennaio. È già tutto prenotato fino a gennaio. Pazzesco. Vuol dire che si mangia bene. Teniamo presente per la prossima volta. Quindi adesso andiamo dove dovevamo andare in realtà fin da prima, cioè a Boffalora. Praticamente sono 3-4 km. Allora, devi andare sul ponte, andare giù di là, sì? E andare diritto sull'altra parte. Eccoci arrivati a Boffalora. Di solito arriviamo da nord verso sud, stavolta la stiamo facendo all'incontrario, perché Ponte Vecchio ce l'ha data buca. Allora vediamo un po' se riusciamo qui. Beh no, qui è sicuro perché ha già telefonato. Eccoci qua, dovremmo esserci. Eccoci qua, è arrivata la paglia e fieno. Adesso interrompiamo le trasmissioni perché abbiamo un po' fame. Ciao. Ciao. Bon, abbiamo finito di mangiare, abbiamo mangiato a Boffalora. Adesso stiamo prendendo, no, abbiamo già preso la ciclabile soprannominata alta velocità. In effetti stiamo costeggiando la ferrovia e poco più in là l'autostrada Milano-Torino. Tutta ciclabile, questa dovrebbe portarci proprio diritto diritto a casa di Roberto, sentito milanese, e poi da lì io proseguirò a fare il rientro fino a Baggio. No, a me dice di andare diritto. Qui è un'alternativa, andiamo diritti allora. Sì, almeno rimaniamo sulla ciclabile, dai. Mancano una trentina di chilometri per tornare a casa, 55 già percorsi, quindi fine giro. Tre tacche su 5. Sì, posso fare ancora 54 km. Non valgono niente come batteria. Dimmi te. Bene, ho già salutato l'amico Roberto a Settimo Milanese. Adesso sono all'altezza di Seguro. Mancano un paio di chilometri arrivare a casa. Totale del giro 80 km. È stato divertente, soprattutto nel parco del Ticino. Molto divertente la strada, è stato piacevole. Bene, al prossimo giro.